ovviamente abbiamo le eccellenze del Made in Italy, l'immagine positiva sicuramente del patrimonio culturale. Noi abbiamo conto che oggi il turismo è un mercato competitivo. Il marketing del turismo non si regge più sul manifesto Italia, vieni a vedere l'Italia, come non c'è più un marketing di una società che fa produzione di telefoni che dici compra un telefono. Non esiste così, esiste che invece bisogna sapere individuare quali sono i potenziali clienti e andare a fare un marketing dedicato a che cosa il cliente specifico, il potenziale turista desidera. Ed è quello che mi tocca particolarmente poi come commissario straordinario per l'agenzia, per il turismo, è sicuramente il discorso della promozione. Sulla promozione abbiamo diversi punti che devono essere migliorati. Se andiamo a parlare di pubblicità o di marketing o di azioni fatte ad esempio oltreoceano, se andiamo in Cina o in Corea o in India o negli Stati Uniti, credo che abbia molto più senso non dividere le risorse, ma invece impegnarle in un atteggiamento e in una promozione che sia coordinata e univoca a livello nazionale, perché mentre appunto è chiaro, se andiamo a parlare di Austria o Germania, le persone di questi paesi, potenziali turisti, conoscono bene anche le regioni italiane e quindi la pubblicità della singola regione può avere un suo senso. Quando andiamo in Cina credo che sia già un target far vedere l'Italia all'interno dell'Europa, quindi andare a fare la pubblicità alla singola regione rischia di essere un dispendio di energie con poco ritorno. Quindi i turisti ormai hanno cambiato il modo nel quale scelgono le vacanze. Oltre il 50% dei turisti cinesi le sceglie dopo aver fatto una ricerca su internet, una percentuale maggiore tra gli europei e una percentuale ancora maggiore tra i potenziali turisti americani. Quindi il marketing, che ancora in molti casi, e devo dire anche dell'agenzia, è tuttora un marketing diciamo tradizionale, è ormai inadeguato rispetto a quello che serve per poter convincere, agire in modo diciamo aggressivo sui clienti o sui potenziali turisti per portarli a venire in Italia. Buonasera, ma diciamo il contenuto principale del discorso è questo: l'Italia sta perdendo quota di mercato in un mercato del turismo che sta crescendo in tutto il mondo. Per questo motivo è necessario prendere delle azioni, perché il turismo è importantissimo per l'economia italiana. L'11% del PIL dipende dal turismo, più di 3 milioni di persone lavorano nel turismo in Italia e il turismo è un'attività a forte intensità di lavoro, quindi se riusciamo a farla crescere crescono anche immediatamente i posti di lavoro. Quindi è un elemento importante. Questo è stato colto dal governo, che ha deciso di cambiare rotta e quindi di fare dei cambiamenti significativi nell'Agenzia Italiana per il Turismo, che quindi è stata commissariata a partire dal 1 giugno di quest'anno e è stato deciso entro 180 giorni di fare delle trasformazioni importanti. Quindi innanzitutto l'Agenzia si trasformerà da ente pubblico a ente pubblico economico, quindi opererà sotto il codice civile e non sotto il codice pubblico. Dall'altro punto di vista si vuole fare una grandissima spinta verso la promozione digitale. Oggi più del 50% dei turisti scelgono in Cina utilizzando la rete, una percentuale maggiore in Europa e ancora maggiore negli Stati Uniti. È quindi importante che gli strumenti di web marketing vengano utilizzati in modo intensivo dalla nostra Agenzia per il Turismo. Allo stesso modo bisogna rendersi conto che il turismo e i turisti non vengono più solo perché c'è l'Italia. Il turismo è un settore competitivo, bisogna esaminarlo per segmenti, quindi il mare, l'agroturismo, il cicloturismo, le montagne e così via. E su questi andare a rendersi conto che c'è una competizione di altri paesi e quindi agire in un mercato competitivo con tutte le normali tecnologie che si usano quando si opera in un mercato competitivo. Quindi un'attività molto propositiva, molto forte, molto orientata per riuscire a catturare i potenziali turisti e far loro spendere di più in Italia.